Si conclude pessima fiera dal 1742 e non una fiera qualunque, ma un simbolo per i manduriani, un appuntamento identitario che in questa edizione ha suscitato la reazione di Cosimo Breccia, che dai banchi dell'opposizione accusa l'amministrazione Pecoraro di gravi inadempienze di carattere formale nella organizzazione della fiera stessa, irregolarità che Breccia denuncia pubblicamente anche sulle sue pagine social e per questo da noi raggiunto telefonicamente. Allora, abbiamo il problema del contratto comunque non firmato dal comune, quindi qualora il comune mai volesse andare a chiedere i danni, eventuali danni, a farsi risarcire, non potrebbe farlo in quanto non esiste un vero e proprio contratto firmato fra l'amministrazione e l'azienda appaltatrice. Non abbiamo visto i vigili del fuoco, cosa che puntualmente ogni anno la presenza c'è sempre stata, non hanno dichiarato degli spettacoli probabilmente, ripeto, questo io l'ho chiesto ufficialmente. Chiamando in causa quelle che sono anche gli enti preposti, insomma, al controllo. Io mi sono limitato per ora a questa lettera aperta, ma è ovvio che andrò avanti e farò un'esposta alla Procura della Repubblica. Cosa chiederà quindi negli atti? Chiederò comunque di andare a verificare se ciò che era richiesto nel capitolato e quindi nella gara è stato rispettato dall'azienda appaltatrice.